Secondo te, perché i modelli migliori per disegnare e studiare un naso sono le statue? Perché stanno ferme, no? Andiamo a lavorare. Qui lo vedo che insomma è un po' più così, qui l'ombra mi si chiude, qui da quest'altra parte farà così, e di nuovo qui c'ho lo zigomo, facciamo lo zigomo, e questo sarà il solito, e qui ci sarà la bocca come al solito, e questo allora quindi ce l'ho da sopra, da sotto e di fianco. Questo è l'esercizio, poi uno si mette e cerca di magari di controllo di vedere se c'ha. Come ci sono vari schemi qui. Ecco, vede che succede con i piani facciali. E poi va a vedere un, che ne so, un naso reale. Conviene cominciare dalle statue. Allora, abbiamo un naso di scorcio. C'è un modello nel PDF nel quale c'è questo naso visto di scorcio che quindi è fatto. C'è una linea così. Qui mi scende. Qui mi se ne va in questa direzione. Questo fa prima così, poi scende giù. E qui praticamente, qui c'ho sempre la calabella, che è una posizione fondamentale, gira così e va giù. Dopodiché qui mi aiuta anche, qui c'è la, quello che mi interessa, finisce qua il disegno. Quello che mi interessa sta qui. Questo va su così, questo va su così e gira in questa maniera. Questo va così, qui c'ho il naso, mi finisce in questa posizione. Lo vedo anche un po' da sotto, questo di questa statua, che sta a pagina 17, se uno vuole. Se uno vuole andare a vedere quello che ho fatto io, qui mi finisce così e praticamente qui non vedo altro della testa perché qui c'ho l'andamento dell'occhio che vedo così, ne vedo un pezzo e gira qua sotto e fa così. Da quest'altra parte c'è l'ombra e mi fa così. Questo occhio mi scende fino a qui e qui ce l'ho così e così. Dopodiché, qui intanto c'è ombra. Questo occhio probabilmente è troppo alto, forse va. Eh no, però vabbè. Evidentemente, vabbè, ma non è importante. Non è importante. Quello che è importante è che cerco di capire adesso le forme generali. Cioè, credo che voi avete un grosso problema proprio nella necessità di fare questi disegni che se non sono perfetti, che sparate. Capisco proprio. Questo è fatto così e questo va così. Da quest'altra parte qui ci avete una guancia che fa così e poi se ne va giù così, qui c'ho il naso che fa così, qui fa così e qui lo mandiamo in questa direzione, a questo punto cioè, e c'ho la bocca qui, poi qui c'è prospettiva, vedete? Qui è così, questo. Io non faccio altro che andarmi a cercare le forme generali del mondo.
Poi se non è perfetto, io sto studiando il naso adesso, non sto facendo un ritratto. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, mi trovi su Twitch TV dal giovedì alla domenica sera alle 21:30. Dipingo, disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare. Vieni anche tu.